Posizionato sopra il letto nella camera del conte Francesco Coronini, troviamo la Madonna di Rosalba Carriera. Una versione dalle misure lievemente maggiori della stessa Madonna è conservata a Venezia in una delle sale di Carezzonico. La prima pittrice d'Europa, così fu definita dai suoi contemporanei Rosalba Carriera, nata a Venezia il 7 ottobre del 1675. Nel Settecento non era certo facile per una donna dedicarsi alla pittura e farne una professione, ma Rosalba Carriera ci riuscì. Cominciò dipingendo miniature su avorio e i piccoli ritratti a pastello, perché secondo la mentalità del tempo erano il genere di opere più adatte ad una donna. Ben presto però, proprio i suoi delicati ed eleganti ritratti conquistarono l'aristocrazia di tutta Europa, facendola diventare una delle personalità artistiche più influenti, famose e richieste del tempo. Rosalba Carriera ai suoi tempi era definita la prima pittrice d'Europa nel senso di più grande dell'epoca, non nel senso della prima donna a fare la pittrice. Nei secoli precedenti, infatti, c'erano state altre importanti pittrici: Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola, ma certo nessuna aveva raggiunto la fama internazionale di Rosalba Carriera.